Il Museo Archeologico di Napoli sempre più a misura dei ragazzi e delle loro famiglie. Con la presentazione di Man for Kids si apre la fitta programmazione di attività che coinvolge i bambini della città con un'attenzione particolare ai contesti più disagiati. Ad illustrarla questa mattina il direttore del Man Paolo Giulierini con Roberta Gaeta, assessora al welfare del comune, che collaborerà al progetto con l'iniziativa Scopri Napoli al Museo, rivolta a circa 700 minori dai 6 ai 16 anni che frequentano i centri diurni e le educative territoriali. È una grande occasione, opportunità che ha visto insieme il Comune di Napoli, in particolare il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e il museo, il nostro museo nazionale, costruire dei percorsi per i nostri ragazzi. È una grande opportunità per i ragazzi ed è una grande opportunità per noi. Il museo si apre nel centro di Napoli e non è un museo chiuso in se stesso, ma che anzi offre grandi occasioni di contaminazione reciproca fra territorio, cultura e arte. E quindi noi abbiamo voluto fortemente che i nostri ragazzi, soprattutto partendo dai ragazzi che vivono in questo territorio, inizino a conoscere e anche a sentire proprio come proprio questo grande patrimonio e questa grande ricchezza artistica. Il progetto del Comune, che mira tra l'altro ad intensificare il sistema di interventi socioeducativi a sostegno di minori e famiglie, durerà un anno a partire da gennaio e prevede visite guidate dentro e fuori il museo, oltre a laboratori di teatro, disegno e pittura. Ma la programmazione di Man for Kids è ancora più ampia e già a partire dal 22 ottobre, con lo slogan Fatti mandare al Man, dà il via a laboratori gratuiti fino a giugno ogni terza domenica del mese con artisti del mondo dei cartoni e dell'animazione. Apriamo le porte del museo e le apriamo soprattutto ai bambini, perché sono il futuro della nostra società, perché sono le persone sulle quali il museo deve investire per primi. E non lo facciamo da soli, ma lo facciamo anche con l'aiuto del Comune, di altre istituzioni, di tanta parte dell'associazionismo cittadino, perché ovviamente la sfida per l'educazione di chi avrà un ruolo importante nella società del domani spetta a tutte le istituzioni e il museo certamente non si tira indietro.